proprio così. Ci hai cliccato. Ti avevamo detto di non farlo eppure l'hai fatto. Certo l'hai fatto per curiosità e per scoprire la verità, ma è esattamente questo il punto. Ti ho fatto fare quello che volevo soltanto facendoti pensare che non volevo che lo facessi. E questo è soltanto uno dei trucchetti mentali che gli altri o persino il tuo cervello possono farti. Facciamo che è il weekend. Stai uscendo con degli amici per andare al lago. Uno di loro ti dice di lanciarti dalla scogliera in acqua. Ti rifiuti perché, insomma, l'acqua ti sembra bassa. Perché dovresti farti male o comunque bagnarti in un giorno così rilassante? Ma gli altri cominciano a prenderti in giro dandoti del codardo. C'è la possibilità che salti anche se non vuoi. Perché? I manipolatori prendono di mira una parte molto preziosa di te, le tue emozioni. Quando pensi con il cervello fai scelte razionali e solide, ma i manipolatori non vogliono che tu lo faccia. Vogliono farti smettere di ragionare in maniera lucida. Insomma, che tu ti lasci guidare da emozioni che ti possano spingere a fare cose che normalmente non faresti mai. Se non vuoi rimanere incastrato in questa trappola, fatti questa domanda. Cosa ci guadagno? Ne ho davvero bisogno? Un'altra forma di manipolazione è farti credere che hai bisogno di qualcosa per essere felice. È una cosa che tutte le pubblicità fanno, per esempio. Sarai famosa se usi questa crema per il viso. Piacerai a tutti se porti questo profumo. Sarai il ragazzo più figo della scuola se avrai queste scarpe da ginnastica. Quindi esci e spendi, perché vuoi essere carina o carino e piacere a tutti, giusto? Ma non sempre è così evidente. Hai presente quella ragazza che vive una bella vita e lo racconta in 1000 post? Hai il perfetto ragazzo che le regala sempre fiori, vai in ristoranti da VIP, hai i gioielli più belli e l'ultimissimo smartphone. Non si sa come, ma viaggia tutto il tempo e posta foto pazzesche. La seguiamo tutti una così, giusto? Pensi che sia bella e felice, e anche tu potresti esserlo. Se compri tutte le cose che possiede, sarai finalmente felice. Ma no, non è vero. Queste persone vogliono soltanto dei like, visualizzazioni e commenti. Hanno bisogno che si apprezzi la loro vita. Ma secondo te sono felici queste persone che hanno bisogno dell'approvazione degli altri? Non comprare l'ultimo smartphone soltanto perché qualcuno ce l'ha su Instagram. Fai le tue scelte in modo autonomo. Ecco, a proposito, fare scelte in modo autonomo non può essere sempre facile. A volte non puoi contare nemmeno su di te. Eh sì, perché la tua mente ti inganna. Si chiama bias di conferma. Significa che siamo d'accordo con cose di cui ci siamo già convinti. Cosa? Ad esempio, lui è Ben. Ama moltissimo i cani e li preferisce di gran lunga ai gatti. Fanno anche bene alla salute. Ha trovato uno studio che lo dimostra. Certo, c'è un altro studio che afferma che i gatti siano meglio dei cani, ma a lui non importa. Poi ci sono centinaia di studi che dimostrano che cani e gatti sono ugualmente bravi. Ma a lui non interessa neanche questo. Ha trovato uno studio che ha confermato la sua idea e questo gli basta. Questo succede ogni volta con argomenti controversi. Se non ci piace qualcuno, notiamo soltanto i suoi difetti e ignoriamo totalmente i suoi pregi. Visto, avevo ragione. Ma se ci piace qualcuno, vediamo soltanto le cose positive e ignoriamo quelle negative. Nemmeno ci accorgiamo di farlo. Rilassati e guarda tutto con il giusto distacco. Forse questo tipo non è poi così male. Pronti per metterci alla prova? Ti metto in un paio di situazioni. Vediamo quanto ne vieni manipolato. Il tuo amico ha dei biglietti per un concerto, ma sua nonna sta male e vuole stare un po' con lei, quindi non viene. Tu sei il suo migliore amico, quindi chiama te per primo per regalarti i biglietti. Ma la verità è che a te non piace proprio quella band. Prendi i biglietti e vai? Probabilmente li prendi, ma vuoi andarci perché pensi ti divertirai o soltanto perché è gratis? Se scegli la seconda, sei stato manipolato. Sprecherai tempo ed energia per qualcosa che non hai neanche voglia di fare. I ristoranti offrono cibo gratis e le persone passano ore in fila per ottenerlo, anche se non hanno fame o hanno i soldi per comprarlo senza aspettare. Se stai per iscriverti a qualcosa di gratuito come biglietti, cibo o omaggi, fatti una domanda. Pagheresti un euro per averli? Se non lo spenderesti, non ne vale la pena. Ok,
Altro scenario. Preferiresti essere ricco e infelice o povero ma felice? Prenditi del tempo per pensare alle tue priorità. Puoi persino mettere in pausa il video se lo desideri. Ok, hai fatto la tua scelta? Ma ti sei chiesto questo? Perché ho anche bisogno di scegliere? Perché non entrambi? Sì, ricco e felice. Perché qualcuno ti ha dato due opzioni prestabilite, quindi non ti viene in mente che ce ne sia un'altra. E invece spesso ci sono. Immagina di volerti iscrivere a una rivista. La versione online costa 20 euro, la versione stampata ne costa 75. Ma se le compri oggi pagheresti entrambe 75 euro. Quale offerta sceglieresti? Ecco una nuova offerta. La versione online costa 20 euro e le due insieme ne costano di nuovo 75. Quale scegli questa volta? Hai scelto la combo per la prima volta, ma la versione online la seconda. Sì, sei stato ingannato la prima volta. Il tuo cervello ti ha fatto credere di essere intelligente, comprandoli entrambi per soltanto 75 dollari. Ma in realtà la versione online va già benissimo. Ci hanno un po' fregati perché ci piace fare paragoni tra prezzi anziché guardare ogni singola opzione. Ella ha 28 anni. È single, gentile ed intelligente. È sempre stata bravissima in matematica e si è laureata in economia. Quale delle due affermazioni è probabilmente vera su Ella? Ad Ella piace lo sport. Ad Ella piace lo sport e lavora come un'analista finanziaria. Se hai scelto la seconda, ti hanno fregato di nuovo. Se è laureata in economia ed è brava in matematica, probabilmente lavora in quel settore, giusto? Ma la seconda invece è la meno probabile. È più probabile che soltanto una cosa sia vera su di lei, non due, anche se nella tua mente ha senso. Solo perché vorresti che qualcosa fosse vero o pensi debba esserlo, non significa che lo sia. Lanci una moneta e devi scegliere se testa o croce. L'hai già tirata 5 volte ed è sempre uscita testa. Cosa pensi accadrà al sesto lancio? Croce, vero? Il problema è che ci piace guardare il passato. Pensiamo che ciò che è già successo 5 volte di fila non possa accadere di nuovo. Ma a volte non è così. 5 volte di fila o anche 100. La probabilità resta comunque del 50-50. Sai perché controlli il frigo 10 volte al giorno anche se nessuno ha fatto la spesa? Non è perché non riesci a ricordare che cosa ci sia dentro. Lo fai per controllare se per caso hai voglia di mangiare qualcosa. Mi raccomando, presta attenzione alle persone che ti stanno vicino. Se il tuo amico indietreggia quando ti avvicini, potrebbe significare che la tua connessione non è reciproca. Questo si vede bene quando le persone parlano in coppia. Se una persona si appoggia all'indietro sulla sedia durante una conversazione, potrebbe significare che è annoiata o stanca. La gentilezza non consente alla maggior parte delle persone di porre fine alla comunicazione anche se non gli va. Se hai notato questo microgesto, potresti chiedere alla persona come si sente o suggerirle di fare una pausa. Quando qualcuno si avvicina a te anche dopo che ti sei allontanato, questo può indicare il desiderio di essere dominante nella vostra relazione o di convincerti di qualcosa. L'orientamento del corpo è l'angolo del corpo di una persona rispetto al tuo durante la conversazione. Spesso rivela chi o cosa ci interessa veramente. Molte persone pensano che incrociare le braccia mentre si parla sia una cattiva abitudine perché il pubblico potrebbe percepirlo come un segno di vulnerabilità e insicurezza. Questa regola vale anche per le gambe. Se vuoi lasciare l'impressione di una persona sicura e amichevole, prova a stare in piedi e seduto senza incrociare gambe e braccia. Tenere la mano dietro l'avambraccio è un segnale negativo per le persone intorno a te. Di solito teniamo questa posizione quando siamo cupi o arrabbiati. E più in alto metti la mano, più sembri infelice. Proprio come gli animali, le persone tendono a dimostrare il cosiddetto comportamento territoriale. Più alta è la posizione economica e sociale di una persona, più territorio tende ad occupare.
Le persone, di solito, lo esprimono mettendosi a proprio agio su una sedia, mettendo le gambe su un tavolo, allargando le braccia e le gambe, facendo stretching pubblicamente e così via. Le persone sicure di sé non esitano a occupare molto spazio, mentre le persone che si sentono insicure cercheranno inconsciamente di occuparne meno, stringere le spalle e tenere le mani vicine al corpo. Quando le persone tengono bevande o telefono a livello del cuore, potrebbe significare che hanno un desiderio inconscio di proteggersi dal mondo. Tenere questi oggetti all'altezza della vita significa che invece la persona è sicura e aperta al dialogo. Se i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, significa che la persona sta suggerendo o chiedendo inconsciamente qualcosa. La maggior parte delle persone associa i palmi aperti alla sincerità, all'onestà e alla fedeltà. Se invece i palmi delle mani sono rivolti verso il basso, indica uno stato d'animo lamentoso ed esigente. Se una persona inizia ad annuire ripetutamente ed eccessivamente mentre parli, potrebbe indicare che l'argomento di cui stai discutendo è noioso o spiacevole. Inoltre, le persone annuiscono troppo quando cercano di dimostrare la loro capacità di seguire le istruzioni. Probabilmente lo hai fatto anche in situazioni stressanti, come iniziare un nuovo lavoro o incontrare qualcuno di speciale. Se questo gesto è accompagnato da frequenti battiti di palpebre, è probabile che la persona si senta sopraffatta dall'autorità di chi parla e desideri ardentemente lasciare una buona impressione. Quando qualcuno che ti piace entra nella stanza, il tuo subconscio vorrà assicurarsi che sei attraente. Potresti quindi sistemarti i vestiti, i capelli e gli accessori. Le persone tendono anche ad assumere una posizione del corpo più aggraziata e iniziano persino a guardarsi intorno alla ricerca di uno specchio o di qualsiasi altra superficie riflettente. Alcuni possono toccarsi la pelle e le labbra ripetutamente. Se hai notato questo comportamento in qualcuno con cui stai parlando, non affrettarti a pianificare la vostra famiglia, però. Forse c'è qualcun altro che gli piace nella stessa stanza, oppure si tratta di perfezionisti che vogliono apparire meglio agli occhi delle altre persone. Quando si simula un sorriso, gli occhi non sorridono insieme alle labbra. E poi i sorrisi falsi non sono contagiosi, quindi probabilmente non sentirai il bisogno di ricambiare. Questo problema può essere facilmente risolto con una buona battuta imprevedibile. La mandibola serrata indica ansia e accade inconsciamente. Se incontri qualcuno con la mandibola serrata, probabilmente significa che questa persona sta pensando a qualcosa di stressante. Ricorda che non ci sono facce perfettamente simmetriche in natura. Se conosci qualcuno con una faccia del genere, probabilmente è un robot. Le emozioni asimmetriche finte di solito si manifestano con un sopracciglio alzato o un sorriso storto che va in una direzione. Quando qualcuno prova emozioni intense ma cerca di rimanere calmo e prepotente, potrebbe battergli la palpebra su un occhio solo. L'arrossamento improvviso è solitamente involontario e innescato da intense emozioni come imbarazzo, timidezza, senso di colpa o sentimenti romantici. Questi trigger emotivi costringono il corpo a rilasciare adrenalina, che stimola il sistema nervoso e dilata i vasi sanguigni. Nella maggior parte dei casi, arrossire invia il segnale che la persona vorrebbe evitare attenzioni inutili. Inoltre, le guance rosse spesso indicano persone che hanno paura che i loro segreti possano essere rivelati pubblicamente. Quando le persone sono davvero concentrate sulla conversazione, i loro palmi di solito non si muovono. Se stai parlando con qualcuno e noti che questa persona batte il pugno sul tavolo o sulla sedia su e giù, è un segno che non la stai coinvolgendo. Quando una persona ti dice qualcosa di carino ma allo stesso tempo stringe istintivamente i pugni, probabilmente stai esagerando, mentendo o cercando di nascondere la rabbia repressa. Inclinare la testa di lato è considerato un gesto di fiducia e simpatia. Le arterie vitali, che forniscono ossigeno al cervello, si trovano nel collo. Le persone che sentono qualsiasi minaccia nasconderanno istintivamente queste arterie, tirando la testa nelle spalle. Chi inclina la testa mentre comunica di solito sembra molto più attraente e affidabile, perché questo gesto emana vibrazioni giocose. Quando arrivi a una festa, è probabile che tutti gli occhi siano puntati su di te. Tieni gli occhi ben aperti per mostrare che anche tu sei aperto a questo mondo. Quando sorridi, tieni la bocca leggermente aperta. Se il sorriso è troppo ampio, alcune persone potrebbero pensare che sia un po' finto. È ora di salutare tutti. Ricorda che una stretta di mano debole può essere piuttosto offensiva. Dopotutto è la prima impressione. Se la tua stretta di mano è solida, le persone pensano immediatamente che sei una persona estroversa e socievole. Inoltre, chi ha una stretta di mano decisa ha maggiori probabilità di ottenere un lavoro. E sì, a nessuno piace toccare le mani fredde, quindi riscaldale prima di stringere la mano.
Il modo in cui qualcuno ti stringe la mano può mostrare le sue intenzioni. Una stretta di mano con i guanti significa che ci si può fidare di loro, e se qualcuno ti tocca il braccio o la spalla mentre ti stringe la mano, probabilmente significa che questa persona non comunica bene. Fai un complimento alla persona con cui parli. Gli psicologi affermano che tutto ciò che diciamo influenza il modo in cui le persone ci percepiscono. Quando fai un complimento e dici a qualcuno che è sbalorditivo, inconsciamente inizi a pensare che sei gentile. Funziona anche al contrario. Se ti lamenti che qualcuno non è gentile, la gente potrebbe pensare che sei tu a non essere gentile, non la persona di cui stai parlando. Per piacere ad ancora più persone, prova una tecnica di rispecchiamento. Fondamentalmente si tratta di riflettere e ripetere il linguaggio del corpo della persona con cui stai parlando. È sempre bello incontrare qualcuno come te. Per quanto riguarda il linguaggio del corpo, fai attenzione alla tua postura. Tieni il mento parallelo al pavimento e le spalle sempre piegate all'indietro. Mentre sei seduto, tieni le gambe incrociate. Aiuta anche a mantenere una buona postura. Toccare continuamente le persone non è una buona idea, ma un tocco leggero può far sentire meglio le persone quando parli con loro. Toccale leggermente sulla schiena o toccagli il braccio, ma non esagerare. Un esperimento ha mostrato che le cameriere che hanno usato questa tecnica mentre restituivano il resto guadagnavano mance più grandi. Oh, allora approfittane! Per piacere ancora di più alle persone, prova a dirgli un segreto, qualcosa di personale che potrebbe essere usato contro di te. Funziona in entrambe le direzioni, ma l'altra persona deve essere sicura che non spiffererai il suo segreto. L'affidabilità è vitale quanto la lealtà e l'onestà. Quando parli con qualcuno e ricevi una risposta insoddisfacente, prova a guardarlo negli occhi. In questo modo, molti iniziano a percepire che c'è qualcosa che non va e potrebbero quindi cambiare idea. Ogni volta che hai una discussione accesa e il tuo avversario non è d'accordo con te, inizia a parlare più velocemente. In questo modo non avrà abbastanza tempo per elaborare tutto e dovrà ripensarci e probabilmente riconsiderare la sua opinione. Funziona in entrambe le direzioni. Se una persona è d'accordo con te, inizia a parlare più lentamente in modo che possa valutare correttamente il messaggio. Leggere il linguaggio del corpo può aiutarti a leggere la mente delle persone. Se qualcuno chiude gli occhi o sta nascondendo qualcosa o si sta annoiando, o forse entrambi. Quando una persona si tocca la bocca, forse ha detto qualcosa che non voleva dire, oppure ha un herpes. Senti un rombo provenire dal basso. No, non è la tua pancia. Il rumore è profondo ed è alquanto sinistro. Alzi lo sguardo e vedi delle strane luci sospese sopra il suolo. Sembrano delle sfere di luce scintillanti che si librano in alto nel cielo. La tua gola si secca, poi deglutisci. Questo è ciò che chiamiamo luci telluriche. Questo fenomeno è ancora poco compreso, ma i testimoni affermano di averlo visto in diverse forme e dimensioni. Si può verificare sotto forma di sfere luminose, fulmini, stelle filanti e un bagliore costante nel cielo. Subito dopo si verifica un forte terremoto. Gli scienziati non sanno spiegare perché appaiono e perché non sempre succede. Alcuni credono che sia una reazione dei gas sotterranei rilasciati nell'atmosfera. Subito dopo aver visto le luci si verifica un terremoto e, per fortuna, non è troppo forte. Il terreno trema ma riesce a tenerti in equilibrio. Si ferma improvvisamente come è iniziato e torni a casa. Sulla strada verso casa vedi un lampo e senti uno schiocco di frusta. Un fulmine ha colpito un albero vicino a dove eri poco fa. Ha preso fuoco e... c'è una colonna di fiamme che si sta alzando in cielo. Non piove e il pilastro sta diventando sempre più alto. Hai mai sentito parlare di un tornado di fuoco? Questo fenomeno si verifica quando il vento viene catturato in un vortice vicino al suolo a causa della differenza di pressione nell'aria. Questi mini tornado sono generalmente facili da notare. Piccole macerie, polvere, sabbia e foglie che si sollevano in aria e iniziano a girare vorticosamente. Ma poi, se c'è una fonte di fuoco nelle vicinanze, il vortice può catturarlo e farlo divampare più forte. Le fiamme girano andando sempre più in alto e alla fine creano una torre fiammeggiante. Fortunatamente i tornado di fuoco sono di breve durata e normalmente non causano molti danni. Ma non nasconderti dalla tempesta sotto quell'albero. Questa particolare pianta cresce in Florida e in alcune parti della costa caraibica. Esternamente non sembra speciale. Un tronco grigio, foglie verdi e frutti simili a piccole mele. Quello che devi ricordare è di non cogliere queste mele e di non stare mai troppo vicino a quest'albero, soprattutto se piove. Questo è l'albero di Mancinella ed è considerato il più pericoloso al mondo.
Il suo tronco, corteccia, rami e frutti contengono un succo velenoso. Una sola goccia di questo acido corrosivo può danneggiare la pelle, moltissimo. L'albero secerne questo succo e se lo tocchi rischi di bruciarti la mano. Quando piove, le gocce d'acqua cadono sull'albero e si mescolano al veleno. L'acqua può anche rimbalzare sulla corteccia e finire sulla pelle. Ecco perché non dovresti nemmeno stare nelle vicinanze. Intorno a quest'albero non crescono arbusti o funghi. Gli animali li evitano e le persone non li tagliano e non raccolgono i loro frutti. E non puoi nemmeno fare un falò con i suoi rami. La combustione emetterebbe un fumo velenoso che potrebbe danneggiarti gli occhi. La gente del posto conosce bene questo albero, ma i turisti potrebbero subire danni accidentali. Ecco perché la maggior parte degli alberi di Mancinella sono contrassegnati con vernice o con un segnale di avvertimento. Nel Venezuela occidentale, i locali che vivono vicino al fiume Catatumbo non hanno paura dei fulmini, perché li vedono quasi ogni notte. Lo spettacolo inizia verso le 19 e prosegue fino all'alba. I fulmini del Catatumbo si sono fermati una sola volta per alcuni mesi, da gennaio a marzo del 2010. Probabilmente era dovuto alla siccità, o forse la carica si era esaurita. Nel 1991 uno scienziato suggerì che il fenomeno si verificasse a causa dell'incontro di correnti d'aria fredda e calda nella zona. Un'altra teoria dice che i fulmini potrebbero essere dovuti alla presenza di uranio nel substrato roccioso. Non tutti i fulmini si verificano all'interno delle nuvole. C'è un fenomeno raro chiamato temporale sporco. Ed è quando un fulmine ha luogo sopra un vulcano. Il più famoso è in Giappone. Erutta quasi ogni giorno e sputa nuvole nere in alto. Sono nuvole vulcaniche super spaventose insieme a tanti fulmini? Wow! I fulmini normali si verificano durante una tempesta quando i cristalli di ghiaccio si scontrano l'uno con l'altro. In un temporale sporco, frammenti di cenere vulcanica si scontrano, creando attrito e accendono il cielo. Nel luogo più caldo e arido della Terra, il deserto africano della Dankalia, le temperature spesso superano i 50 gradi centigradi. In questo paesaggio quasi alieno, ci sono molti vulcani attivi e geyser che sputano gas tossici di cloro e zolfo. Le acque color verde, blu elettrico e gialle sono frutto di pioggia e acqua del mare riscaldata dal magma. Un passo sbagliato e dovremmo dirti addio. Ecco ciò che è successo nel giugno 2009. Le persone in alcune zone del Giappone hanno lasciato le loro case dopo un forte acquazzone, solo per trovare pesci, rane e girini ovunque. Campi, strade, prati e tetti erano disseminati di queste creature acquatiche. Un uomo è rimasto scioccato nel vedere 13 carpe sul suo camion. A quanto pare si è fermato a contarle. Nessuno sa con certezza da dove sia arrivata quella bizzarra pioggia, ma la teoria più popolare sostiene che una potente tromba d'acqua abbia raccolto dalle acque tutte queste creature. Poi le ha trasportate attraverso l'atmosfera superiore e le ha fatte cadere sulle persone ignare. Benvenuto al lago Abraham, in Canada. È completamente congelato. Salti sul ghiaccio trasparente e guardi cosa c'è sotto. Nessun pesce, solo alcune misteriose bolle congelate. Sembrano nuvole congelate nel ghiaccio o meduse che si sono dimenticate di mettere in valigia una giacca invernale. Ci sono migliaia di queste piccole bolle e sono fatte di metano. Ma non pensare nemmeno di scavare un buco nel ghiaccio per toccarle, il metano è altamente infiammabile. Sono create da batteri produttori di metano che mangiano foglie, erba, insetti o qualsiasi altra sostanza organica nel lago. Quando il metano tocca l'acqua ghiacciata, si trasforma in decine di migliaia di palline ghiacciate. Quando il ghiaccio si scioglie, si aprono e sfrigolano. Laghi simili si trovano vicino ad alcune coste dell'Oceano Artico. Qui le dimensioni delle bolle possono raggiungere e superare di molto quelle delle mongolfiere. Belle da vedere, ma anche molto pericolose. Il prossimo lago è in Indonesia, l'isola di Java. Arrivi davanti a un vulcano maestoso, ricoperto di erba e alberi. Il vulcano sembra addormentato, ma fuoriesce del fumo. Sali in vetta, esausto, stanco e sudato. Ora vuoi solo rinfrescarti. Ottimo lavoro, sei arrivato in cima. Guardi nella bocca del vulcano. Niente lava bollente, solo un bellissimo e luminoso lago turchese. Sembra un'oasi. Il momento perfetto per un tuffo rinfrescante. Corri giù e ti prepari per buttarti. Ma non è acqua. È acido. I gas vulcanici solforosi salgono in superficie formando una specie di lago. Il lago stesso è pieno di metalli e quando i gas toccano i metalli formano questa bellissima colorazione che è puro acido.
Sarà meglio tornare al villaggio più vicino, riposarti e tornare di notte quando fa più fresco. Al buio il lago sembra brillare. Proprio al di sopra vedi delle nuvole che esplodono piene di luce. I gas sulfurei fuoriescono dal lago combinandosi con l'aria e lampeggiano di un blu brillante. Ma non avvicinarti troppo. Il mare diventa di un rosso sinistro e nessun essere vivente può sopravviverci. Deve essere una specie di magia oscura. In realtà sono delle minuscole alghe che si diffondono in modo incontrollabile, conferendo all'acqua questa specifica tinta chiamata marea rossa. Ci sono tossine che uccidono i mammiferi marini, gli uccelli e le tartarughe, nonché qualsiasi creatura che si nutre di loro. All'uomo causano problemi respiratori o intossicazione. A volte può anche succedere che enormi navi affondino in mare aperto senza una ragione valida. Spesso è a causa delle sacche di bolle che i vulcani sottomarini producono. Questi vulcani sono nascosti sotto 2600 metri d'acqua. Quando si svegliano, si comportano proprio come quelli terrestri e possono causare tsunami distruttivi. Quest'albero sembra una bottiglia. Non c'è da stupirsi che si chiami albero bottiglia. Cresce in Namibia e attrae molti turisti, ma non avvicinarti troppo perché è uno dei più pericolosi sulla Terra. Il suo succo lattiginoso scorre all'interno del suo tronco ed è altamente tossico per noi esseri umani. Dal lato positivo, però, gli alberi hanno bellissime foglie bianco-rossastre con un nucleo centrale rosso. C'è un albero che cresce nell'Australia occidentale che un tempo era usato come prigione. Di solito le persone ci venivano tenute temporaneamente solo per una notte, poi venivano portati alla loro destinazione finale. La prigione è stata costruita più di 1500 anni fa ed è stata perfettamente conservata fino ad oggi. I turisti che visitano questo posto possono anche dare un'occhiata all'interno.